Ciao a tutti, oggi prepareremo il riso basmati con zucchine a Varoma. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono riso basmati, zucchine tagliate a dadini, acqua, sale, olio, pepe e prezzemolo tritato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il sale. Chiudiamo con il coperchio. Posizioniamo il Varoma. Saliamo e pepiamo le zucchine. Irroriamole con un filo d'olio. Chiudiamo con il coperchio e azioniamo il bimby per 15 minuti. Temperatura Varoma, velocità 1. Togliamo momentaneamente il Varoma. Posizioniamo il cestello con il riso, chiudiamo con il coperchio, riposizioniamo il Varoma e continuiamo la cottura per 20 minuti. Temperatura Varoma, velocità 2, 1. Le zucchine sono cotte. Il riso è cotto. Irroriamo con un filo d'olio, aggiustiamo di sale e di pepe e impattiamo. Riso basmati con zucchine a vapore. Grazie e alla prossima ricetta.